Se penso al mio 17 febbraio, penso alla Gioietta, il luogo dove noi della chiesa di Pineolo ci troviamo, e quest'anno ci troveremo di nuovo, quindi sono molto contento. L'anno scorso l'avevamo fatto in Piazza d'Armi a Pineolo, era stato bellissimo, è stato forse più comunitario, un momento più comunitario del solito, però non so, se penso veramente al mio 17 febbraio, penso alla Gioietta, ai dolci, ai canti intorno al falò e proprio insieme ai miei amici catecumeni, al pastore, ai miei genitori, ai miei nonni, bei momenti. Il mio 17 febbraio è sicuramente un momento di incontro, di ritrovo di persone, di amici, ma anche una certezza. Perché il 17 febbraio significa è lì mentre la vita scorre, i bimbi crescono, li accompagni inizialmente con la scuola domenicale quando sono piccoli, però poi te li ritrovi insieme agli altri giovani a organizzare, a preparare il falò con le fascine e tutto quello che comporta. E quindi noi cambiamo perché la vita va avanti, le situazioni familiari si rinnovano in continuazione, ma il 17 febbraio è lì. C'è e lo aspettiamo sempre con i timori per il vento, per il secco, però se ne comincia a parlare prima ed è sempre insomma un momento decisamente importante per tutti e anche all'interno della comunità senz'altro. Il simbolo del falò evoca in me libertà, anche se può sembrare banale, però è così. E poi comunione, non solo con chi è valdese, ma anche con tutte le altre persone che hanno voglia di passare un momento di libertà personale, ma non solo, di libertà di tutti, di professare la propria fede, ma anche le proprie idee, e, insomma, un momento di comunione tutti insieme intorno al falò. Il falò per me è un momento di riflessione. Mi rappresenta una grossa responsabilità che abbiamo perché dobbiamo riflettere su quello che del perché intanto c'è questo falò, del perché festeggiamo questa giornata e anche cercare di trasmettere i veri valori che simboleggia questo falò a chi verrà dopo di noi, che non sia solo il simbolo di una festa, di un momento gioioso, è anche questo, ma è anche un momento molto importante per riflettere sulla nostra chiesa oggi e domani.